News dall'Argentario, con il contributo di al Centro Studi Don Pietro Fanciulli in via Scarabelli a Porto Santo Stefano puoi vivere una primavera d'autore. Fino a metà maggio 2017, il sabato alle ore 18, saranno presentati una serie di volumi che parlano della nostra storia e delle nostre tradizioni. Vivi una primavera d'autore al Centro Studi Don Pietro Fanciulli il sabato alle ore 18 in via Scarabelli a Porto Santo Stefano. Centro Studi Don Pietro Fanciulli. Si parla del territorio dell'Argentario, si parla soprattutto attraverso i libri, con questa primavera d'autore. Cos'è la primavera d'autore? Sì, hai detto bene, noi ci interessiamo molto della nostra zona sotto tutti i punti di vista. L'anno scorso abbiamo fatto un ciclo di conferenze storico e archeologiche a proprio la primavera. Quest'anno abbiamo cambiato e abbiamo optato per la presentazione di libri che sono stati pubblicati recentemente. Questo è uscito un paio di mesi fa, uno dei prossimi è uscito proprio in questi giorni e così via. 6 presentazioni, 3 prima di Pasqua, 3 sabati prima di Pasqua e 3 sabati dopo Pasqua, che rappresentano un po' tutta la nostra zona, tutta la Costa d'Argento, dall'Isola del Giglio a Orbetello, a Porto Santo Stefano, eccetera, sia dalla parte di mare che dalla parte di terra. Tocchiamo diversi argomenti e speriamo che poi durante l'autunno ritorniamo con un altro ciclo di conferenze a parlare sempre del nostro territorio, senza mai perdere di vista la figura maestro in tutti i sensi di Don Pietro Fanciulli, a cui è dedicato il nostro centro studi. Tra l'altro voi avete realizzato una pubblicazione inerente al vostro centro studi. Sì, noi abbiamo, stiamo pubblicando una rivista culturale trimestrale che abbiamo chiamato l'Argentariana. Sono già usciti 2 numeri, uno è il numero speciale dedicato a Don Pietro Fanciulli e il numero 1 che è uscito ora a marzo, il prossimo uscirà a giugno. Raccogliamo articoli e rubriche curate da tanti esperti della nostra zona, ma anche di fuori. Però gli argomenti, come dicevo prima, sono sempre inerenti al nostro territorio, sotto tutti gli aspetti. Si può dire una cosa, che iniziando dal primo argomento di oggi,
perché il Duomo di Orbetello è sempre stato giudicato un pezzo assolutamente unico. Non solo assolutamente unico, ma c'è ancora tante cose da scoprire e naturalmente il libro di Carlo Santunione ci aiuterà molto in questo senso. Si parla addirittura che prima del Duomo cristiano ci fosse un tempio pagano dedicato a Giove, quindi, e ci sono anche sotto la chiesa attuale ci sono dei resti di mura che vanno indagati, ci sono anche dei resti di altari nel Duomo stesso che sono stati rinvenuti recentemente. Tutte cose che destano sempre novità, notizie e voglia di conoscere meglio la situazione, compreso per il frontale, il portone d'ingresso che ancora oggi desta tanta curiosità dal punto di vista storico e architettonico. Un libro sul Duomo di Orbetello diventa non solo interessante ma molto impegnativo. Addirittura oggi ancora non si è scoperto se sorge su un tempio pagano, etrusco, poi romano, eccetera. Perciò indagare su, diciamo, un oggetto del desiderio di tutti gli studiosi è stato difficile, mi immagino. E beh, diciamo che l'input è stato quello di trovare dei riscontri che avessero un fondamento. Il tempio pagano presumo che siamo nella pura fantasia. Al lato pratico, il complesso in sé per sé come edificio è sorto proprio all'altezza del pavimento della strada principale. Questo si è riscontrato con il ritrovamento dell'estate del 2000, quando nel rifare il pavimento del presbiterio, smuovendo il gioco dei mattoni e delle piastre, si è scoperto l'abside antica romanico-cistercense. È sprofonda di 3,5 metri, cioè va all'altezza del piano della strada. E lì c'è stata la prima iconografia, diciamo, romanico-cistercense del Duomo di Orbetello. È stato un ritrovamento incredibile. Il Duomo di Orbetello risale all'epoca spagnola, in realtà risale molto tempo prima. Risale dal X secolo al XII secolo addirittura. Siamo nell'alto medioevo. È il ritrovamento che si è fatto del Pluteo nel giugno del 1964 nella testimonianza più palese. Cioè la storia del Duomo è venuta fuori con i ritrovamenti occasionali di muratori orbetellani. Ha dell'incredibile, perché c'è un vuoto documentale d'archivio con i saccheggi che ebbe subito Orbetello, che fu tutto distrutto, quello comunale, quello abbaziale. Questi ritrovamenti hanno ridisegnato la metamorfosi, il cambiamento storico-artistico del Duomo. Gli spagnoli vengono dopo il periodo cistercense, il periodo cosiddetto barocco, rinascimentale. Di tutto quello che l'ha appassionata nello scrivere questo libro, il Duomo di Orbetello e la Chiesa Madonna delle Grazie, e quali possono essere secondo lei i tre punti più importanti per definire e delineare questo Duomo? Diciamo quello fondamentale secondo me, storicamente parlando con i documenti, cioè per la povera, con lo statuto del comune di Orbetello, c'è una simbiosi incredibile fra laicità e religiosità, fra stato sociale e stato religioso, ma tutto comparato e illustrato negli statuti 1414. È una cosa incredibile. Si disciplina le bestie, che distanza dovevano stare dal Duomo. Si disciplina negli statuti comunali, si disciplina chi poteva stare dietro il presbiterio, si disciplina il cassone dei documenti storici del comune di Orbetello, dato che evidentemente c'erano gente che se ne fregava oppure li faceva sparire per non andare incontro a condanne, l'obbligo di tenere il cassone nella sagrestia del Duomo di Orbetello e le chiavi, uno il sindaco e uno il sagrestano. Cioè, ma c'è tutta una correlazione nel divenire sociale, politico e religioso della tutta la comunità di Orbetello. Quando si dice comunità di Orbetello intendo l'argentario. Questo argentario qui, la laguna, l'entroterra, le campagne, era tutto un insieme che gravitava intorno al comune come entità. Difatti il comune ha avuto per secoli il gius patronato sulla chiesetta del vecchio ospedale, sull'altare maggiore del Duomo di Orbetello
e sul sacello che sarebbe la cappella di San Biagio, il patrono di Orbetello. Aveva il giusto patronato, cioè gestiva tutta la manutenzione, l'arredo, i pagamenti, le ristrutturazioni, perché era, aveva il godimento del cosiddetto ius patronatus. Dopo il grande successo del libro sul Duomo di Orbetello, passiamo a questa seconda presentazione, che è Clochard, no? Clochard è un romanzo di un giovane autore di Livorno che l'anno scorso ha partecipato al Premio Nazionale Letterario Argentario, arrivando in terza posizione. Ha chiesto di presentare il suo libro qui da noi perché ormai si sente legato in qualche modo affettivamente con il nostro territorio, e noi abbiamo accettato di buon grado. È il nostro secondo appuntamento e speriamo, insomma, di avere lo stesso successo che abbiamo avuto con il primo di Carlo Santunione. Te avevamo lanciato il discorso sull'opuscolo trimestrale del vostro centro studi. Mi sembra che molte persone stanno cercando di informarsi, anche perché, a parte il primo dedicato a Don Pietro, il secondo contiene, dicono, delle notizie storiche anche veramente uniche. Sì, gli articoli sono di vario, cioè abbracciano un po' tutta la parte storica che va dalla preistoria fino ai giorni nostri. E poi non ci occupiamo solo di storia e di archeologia, ma tocchiamo tantissimi altri argomenti di varie materie. Le nostre rubriche vanno bene anche queste, perché parliamo, una è dedicata a Don Pietro Fanciulli, abbiamo una dedicata alla poesia, anche ai giochi. I giochi enigmistici, che a Don Pietro piacevano tanto, sono basati su personaggi, aspetti e vicende della nostra zona. Soprattutto questa voglia che abbiamo di lanciare il nostro territorio per far sì che diventi un punto di riferimento nel settore del turismo culturale. Noi siamo sempre stati conosciuti l'Argentario per le bellezze naturali, per il sole, per il mare, le nostre scogliere, le nostre cale, però abbiamo anche tante altre cose da offrire in questo settore, appunto, del turismo culturale, che oggi va per la maggiore. Oggi turisti, soprattutto che vengono dall'estero, vogliono sentirsi raccontare le storie del popolo, le tradizioni, il folklore, e noi cerchiamo di prepararci insieme a tutte le altre associazioni del territorio, sia quelle di Talamone, di Orbetello, di Pottercole, facendo delle manifestazioni e degli eventi, specialmente durante il periodo che va da aprile a ottobre, in cui abbiamo queste presenze aumentano notevolmente. Cerchiamo di andare incontro a queste richieste. Porto Ercole sta cercando di realizzare il famoso tour dei forti. Senza dubbio, le fortificazioni cinquecentesche di Porto Ercole destano l'attenzione di non solo degli esperti del settore, ma di un vasto pubblico. Noi, appunto, sentiamo molto questa esigenza di far conoscere queste fortificazioni, per cui questa estate, tra giugno e luglio, organizzeremo proprio una mostra documentaria che riguarda tutte le torri costiere e tutte le fortezze dell'Argentario e dello Stato dei Presidi. E tra i vari relatori di diverse università italiane ci sarà anche un relatore dell'Università di Reggio Calabria che ci parlerà, appunto, in maniera proprio precisa, delle fortificazioni della piazzaforte marittima dello Stato dei Presidi. News dall'Argentario, con il contributo di Al Centro Studi Don Pietro Fanciulli in via Scarabelli a Porto Santo Stefano puoi vivere una primavera d'autore. Fino a metà maggio 2017, il sabato alle ore 18, saranno presentati una serie di volumi che parlano della nostra storia e delle nostre tradizioni. Vivi una primavera d'autore al Centro Studi Don Pietro Fanciulli il sabato alle ore 18 in via Scarabelli a Porto Santo Stefano.